Una mini turbina eolica in grado di soddisfare il fabbisogno energetico delle famiglie italiane. E questa è l'intuizione che ha portato il ventenne Gianluigi Parrotto alla guida di Air Group, società che ha aperto i battenti nella zona industriale di Casarano, terra d'origine del giovane imprenditore. Lo stabilimento, nato per consentire la produzione in loco del nuovo modello di turbina domestica, rappresenta il terreno fertile per ulteriori progetti made in Italy da promuovere all'estero attraverso un vivace incubatore di imprese. Il tutto senza l'ombra di finanziamenti pubblici. Grazie al successo commerciale riscosso dal mini impianto eolico e grazie al supporto economico di alcuni investitori statunitensi, il sogno del giovanissimo imprenditore si trasferisce al sud, promettendo interessanti prospettive future. Il gruppo industriale Air Group, con la nuova generazione di mini turbine eoliche, è stato presentato presso la sala convegni del CISI Puglia a Casarano. Avere una turbina mini eolica domestica è innanzitutto un lusso, perché è un qualcosa di importante, ha un costo che si aggira intorno alle 16-17 mila euro, però una cosa che ci contraddistingue, perché non andremo più a prendere l'energia elettrica da Cerano o da altre fonti altamente inquinanti, ma andremo a prendere energia elettrica da un apparato che produce veramente energia rinnovabile. Quindi noi avremo una turbina alta poco più di 2,5 metri per 1,5 metri di diametro che produrrà 5 kW e si può scegliere o l'incentivo statale o l'accumulo. Oggettivamente per una buona impresa occorre sicuramente un buon prodotto, un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma occorre anche una buona attività di marketing, di business plan. Il giovane Parrotto ha cercato di coniugare tutto questo e col marketing ha proposto, insomma, che queste micropaleoliche siano l'elettrodomestico delle famiglie. Vede, già questa stessa idea è un'idea vincente, un'idea fresca rispetto a quello che si può immaginare di comunicare ad una famiglia che in un momento di crisi deve capire come investire meglio le proprie risorse.